Eh, I bilanci sono sempre difficili da fare perché i bilanci che si fa chi esce sono quelli che sono riguardanti la, prossima, la propria missione e quello che ha un trascorso sul quale ci hai messo tutto te stesso e che però aspetta agli altri giudicare. Il bilancio effettivo è quello che ha presentato questa mattina il direttore, sono numeri, sono persone che collaborano, che lavorano in associazione e io penso che quelli siano sotto gli occhi di tutti e siano indiscutibili e inconfutabili. Personalmente penso che siano stati otto anni fantastici nei quali ho avuto la possibilità di arricchirmi personalmente e spero umilmente anche di aver dato il mio contributo al comparto agricolo locale. Allora, io inizio come agricoltore eh, diciamo, quando ho finito l'università nel 2008. Eh, mi sono lavorato a dicembre e a gennaio, purtroppo, sono venuti eh, a, a mancare i genitori, quindi ho dovuto subentrare eh, all'attività agricola di famiglia. Con mio fratello siamo partiti da tre eteri di vigneto e una stalla di vacche da latte. La stalla è stata a breve rimpiazzata da un'attività pistica. Ad oggi siamo a 150 arnie circa e i tretti di vigneto sono diventati circa una decina, eh, soprattutto per fortuna insomma a prosecco DOC. Eh, come attività che poi ho avuto modo di sviluppare in questi anni con essere attività agricola eh, ho avuto modo di far parte del consorzio di difesa da cui, di, in cui parte, di cui faccio parte tuttora. Eh, Fatti gli ultimi sei anni eh, sono stato consigliere là. Eh, dal 2021 sono consigliere in consorzio DOC e dal 2012 eh, ho fatto il consigliere in cantina a Colli del Soligo e da quattro anni sono anche vicepresidente. Linea programmatica, è eh, un bel impegno. Beh, sicuramente l'aspetto della sostenibilità è una cosa che, che andrà toccata su tutti i fronti, da quella ambientale a quella sociale a quella economica, perché l'ambiente va mantenuto eh, in modo impeccabile o quantomeno eh, nel modo migliore possibile. Eh, la sostenibilità sociale, e noi siamo agricoltori, ci rendiamo conto che magari la nostra attività può a volte andare a condizionare eh, anche quella della società, quindi insomma, è giusto che ci sia un rischio. Rispetto, eh, sia da parte degli agricoltori verso i cittadini, ma anche dei cittadini, ha perso gli agricoltori, insomma, eh, perché noi insomma, stiamo producendo cibo e lo stiamo facendo con tutte le regole che ci arrivano dal Ministero o comunque dagli organi competenti. Inoltre, poi, la sostenibilità economica eh, è una cosa senza la quale eh, le aziende muoiono: quindi, o c'è un reddito che entra e ci permette di sostenere le nostre produzioni, o altrimenti, eh, abbandoniamo le nostre aziende e di conseguenza anche il territorio, con tutte poi le conseguenze che, che si vedono tutti i giorni. Eh, Causate appunto da, da, dall'abbandono, soprattutto anche di certe aree che hanno bisogno di una costante manutenzione. L'importanza dei giovani è fondamentale, noi abbiamo un'associazione giovani molto attiva, che è presente in tutte le province e investiamo sulla competenza che i giovani portano all'interno dell'agricoltura, dell prima di tutto e anche dalla Confederazione. Ho detto con una battuta che noi, io, quelli della mia generazione, sono nati analogici e devono diventare digitali. Invece i, do, i giovani sono, diventati, sono nati digitali e fanno prima ad appropriarsi degli strumenti. Il futuro dell'agricoltura ovviamente è anche legato ai giovani, cioè più, noi, più giovani entreranno in agricoltura e più l'agricoltura farà progresso. L'agricoltura ha delle difficoltà molto serie, però quella italiana è un'agricoltura che ha al suo interno un grande patrimonio di biodiversità e di qualità. E quindi io sono confidente sul fatto che il, i prodotti dell'agricoltura e dell'agroalimentare italiano troveranno ancora successo. Certo, il ricambio generazionale anche in questo è fondamentale. E oggi finalmente siamo arrivati all'ultima all gara diciamo, no? di questo piccolo campionato che era il rinnovo degli organismi e degli organi confederali. Devo dire che è un bilancio ottimo, abbiamo visto una dinamicità eh, di idee, di figure, giovani, tanti giovani, ci eravamo dati ancora tempo dietro l'obiettivo di attirare sempre di più i giovani perché il giovane è più flessibile, perché ha una visione diversa, perché è digitalizzato. Noi arriviamo con no, una battuta dal mondo analogico, eh, probabilmente anche qualcuno di noi utilizzava la macchina da scrivere a caratteri e oggi si trova con le sfide no, che da un cellulare comandi un trattore piuttosto che una, un drone. È chiaro che quindi la sfida è questa, la sfida è avere un rinnovo, avere delle competenze ma finalizzate a cosa? Finalizzate a rivalutare, ridare dignità al ruolo dell'agricoltore.